informazione per educare al riciclo dei rifiuti. Allora, noi abbiamo avviato questa nuova iniziativa e nuove manifestazioni ambientali. Lo facciamo quindi perché riteniamo che la sensibilizzazione, l'informazione e l'educazione ambientale è fondamentale per cercare anche di ottenere dei risultati concreti sul nostro territorio nell'ambito dei rifiuti. Bene, lo facciamo in collaborazione con le scuole perché la scuola ha sempre di più un compito importante anche in questa materia. Abbiamo visto la partecipazione oggi dei ragazzi, ma la vedremo anche nei laboratori che faremo direttamente presso le scuole, ma anche con tutte le altre associazioni che io ringrazio pubblicamente per il loro entusiasmo e per la partecipazione che ogni volta quindi dimostrano per le rassegne quindi che organizziamo. I rifiuti quindi non possono essere considerati quindi un problema di qualcuno. I rifiuti quindi e la raccolta differenziata deve essere sempre di più un'azione costante, quotidiana da parte di ogni singolo cittadino nella propria famiglia. Solamente facendo in questo modo è possibile ottenere risultati e attenzione, cura verso il proprio territorio e verso tutto il territorio salentino. Il rifiuto potrebbe essere, anzi è una risorsa. I rifiuti sono sempre di più una risorsa. Noi dobbiamo cambiare proprio mentalmente l'approccio che abbiamo sempre avuto nel passato nei confronti dei rifiuti, considerandola come degli scarti da seppellire quindi nelle discariche. Il rifiuto invece è sempre di più una risorsa e qualcosa quindi che deve essere riutilizzato per la produzione di nuovi oggetti e qualcosa quindi dalla quale è possibile anche trarre delle risorse vendendo, come dire, la plastica, la carta, il vetro. Questo è tutto ciò che i comuni adesso associati, messi insieme, quindi faranno nei prossimi anni con i nuovi progetti quindi che dovranno quindi partire da qui a breve. Ecco, le risorse dei rifiuti quindi sicuramente saranno importanti sia per diminuire il costo quindi della spazzatura quindi ai cittadini, sia soprattutto quindi per rendere il nostro ambiente più pulito, più decoroso, sia nei nostri confronti, sia soprattutto nei confronti di tanti turisti che ogni volta che tornano nel nostro territorio puntualmente si ritrovano purtroppo quindi con delle discariche a cielo aperto. E questo noi non ce lo possiamo permettere, perché il nostro turismo è qualcosa del nostro futuro su cui dobbiamo sempre di più investire. Sembra che si ritorni, diciamo, al periodo del baratto. Ecco, cosa ne dice? Noi all'interno di questa manifestazione quindi abbiamo anche una giornata apposita dedicata alla festa del dono e del baratto. Ci sono tante persone quindi che oggi, come dire, non si possono permettere alcuni oggetti che invece tante altre famiglie gettano in discarica pur essendo ancora utilizzabili. Noi attraverso questo appuntamento cerchiamo proprio di evitare che questi rifiuti, passeggini, culle, tante cose delle quali le famiglie molte volte si vogliono disfare, pur essendo ancora utilizzabili, vogliamo toglierle dalla discarica e darle invece a tanta gente che ne ha ancora bisogno e le può ancora utilizzare. Ecco, cerchiamo di produrre meno spazzatura, facendo circolare gli oggetti, mettendo in circolo questi bisogni, sicuramente quindi si può raggiungere anche questo obiettivo. E lo faremo attraverso l'aiuto e la collaborazione degli ecovolontari, un gruppo di giovani ragazzi di Taurisano, ragazzi e ragazze, che sono stati appositamente formati dall'amministrazione comunale, sono stati attrezzati e che adesso collaboreranno con noi quindi per tutta questa rassegna, per dare informazioni a tutti i cittadini quindi che ne avranno bisogno. Qui ho con me Chiara, una delle rappresentanti di questo gruppo, quindi che sicuramente quindi anche lei ha questa volontà di partecipare a questo importante progetto. Ecco Chiara, cosa dovrebbe fare un ecovolontario? Il nostro compito è quello di informare i cittadini e di soddisfare le loro richieste tramite anche con la collaborazione del comune. Diciamo che noi giovani ci facciamo portavoce diciamo più diretto, più concreto nel territorio tramite sempre il comune. Ma l'importanza di un'informazione corretta? È importantissimo, perché anche noi stessi prima di prendere parte a questa iniziativa abbiamo preso parte appunto ad un corso di formazione e ci siamo accorti che anche noi stessi eravamo mal informati, quindi è un'esperienza che comunque serve e forma. Ci parli un po' di questa compostiera o compostaggio cosiddetto?
insieme a questa rassegna Riciclo, Riuso, Rinnovo, quindi stiamo lanciando anche tutta la campagna sul compostaggio domestico. Abbiamo lanciato lo slogan, quindi compostiamoci bene. Il Comune a tutti coloro quindi che ne potranno avere diritto e che faranno istanza entro il 30 novembre di questo, appunto entro il 30 novembre, potranno godere di un'agevolazione, risparmiare il 20% sulla bolletta, quindi della spazzatura, dal 1 gennaio 2016. Non lo facciamo semplicemente per il discorso dello sconto, lo facciamo perché dobbiamo ridurre la frazione umida dei rifiuti che conferiamo in discarica. È quella che pesa, è quella che costituisce una parte importante di tutti i rifiuti che produciamo. Se togliamo quella parte, sicuramente abbiamo contribuito notevolmente quindi a tenere più pulito il nostro ambiente e a cercare di tenere più basso il costo della spazzatura per tutti. Voi avete detto che chi utilizza la compostiera praticamente non passa l'umido. Diciamo allora, che cosa succede? Che la carta che non è riciclabile dovrebbe essere umido, tutti i fazzolettini, tovagliolini, tutto quello che non può essere riciclato. Ecco, che cosa dovevano fare? Allora, i tovaglioli sporchi piuttosto che il cartone di pizza sporco non può andare nella carta, quindi, ma va nell'indifferenziato. Qui adesso parliamo invece di rifiuti organici, quello che proviene dalla cucina, gli scarti degli sfalci di potatura piuttosto che gli scarti della cucina. Quello è un materiale che attraverso il sistema del compostaggio si può rigenerare un materiale fertilizzante che può addirittura alimentare pure i nostri terreni. E questo lo facciamo a costo zero, perché ogni famiglia attraverso il compost può a costo zero crearsi proprio questa materia prima da poter impiegare anche nel proprio giardino. In questo modo il Comune non paga il conferimento di scarica e può agevolare quei cittadini attraverso una riduzione della spesa sulla spazzatura.